Napolitano ricorda il coraggio, la fermezza e il senso dell'unità della resistenza e invita a far rivivere gli stessi valori di allora. Grillo invece parla di morte. Se i partigiani tornassero tra noi si metterebbero a piangere, scrive in un post sul suo blog dal titolo Il 25 aprile è morto. Alla ballata funebre del leader del Movimento 5 Stelle risponde con ironia il presidente del Consiglio incaricato Enrico Letta. Anche Dio è morto, ma Grillo non dice che dopo 3 giorni è risorto. L'ironia, ma anche le contestazioni nelle celebrazioni della festa della liberazione. A Marzabotto il presidente del Senato Pietro Grasso viene accolto coi fischi, ma lui invita a non dividersi e a lavorare insieme per costruire qualcosa. Quanto a Grillo, la seconda carica dello Stato liquida così le parole del leader del Movimento 5 Stelle. Ognuno ha un modo proprio per cercare di catturare il consenso. Io penso che più che catturare il consenso bisogna pensare ai cittadini che in questo momento soffrono e hanno tanti di quei problemi. Evitiamo che l'Italia affondi e che si risollevi. A Grillo risponde a distanza da Milano anche il presidente della Camera, Laura Boldrini. Vengano qui a Milano gli scettici, gli increduli, questa festa è viva, è più viva che mai. Tonia Cartolano, Sky TG24.